tra coloro che normalmente fruiscono molto delle arti di oggi dal punto di vista musicale. Gli argomenti erano alcuni, adesso non voglio, se mi dilungo troppo poi faccio solo quello, quindi non lo faccio, però ad esempio li dico in ordine, non così, nell'ordine in cui mi vengono in mente. La musica è un'arte nel tempo, di conseguenza la fruizione della musica, di un brano musicale, ci richiede una temporalità totalmente diversa da quella delle altre arti. Voi potreste dire che anche la lettura di un libro o di una poesia o di un'opera teatrale, intendo teatro non musicale, è la stessa cosa, ma vi obietto che non è vero, perché la differenza è che in più la musica è un'arte non concettuale. Quindi, cosa vuol dire? Che se io leggo un romanzo, certo che mi richiede tempo a leggerlo, ma la fruizione locale, diciamo pure la lettura di una frase, contiene nessi linguistici, se la leggo in una lingua che conosco, di soggetto, predicato, complemento e di significato, perché in fondo un romanzo in generale usa le parole che usiamo nella vita quotidiana, per cui quando anche io non ho ancora in mano l'opera, però dispongo di una comprensione locale, quantomeno sintattica, il significato magari ha bisogno della lettura del romanzo, ma sintattica sì, e magari anche un po' di significato. La musica è l'altra sua fregatura, se mi posso permettere no, in realtà è il grande valore della musica, è un'arte non concettuale, cioè la musica non esprime concetti, è inutile cercare di farle dire qualche cosa, infatti ogni volta che sento qualcuno dire non capisco, faccio notare che è un verbo che non funziona, perché non so che cosa. Se qualcuno un giorno mi spiegasse cosa vuol dire capire una sonata di Beethoven, mi fa un favore, perché capire cosa vuol dire? Vuol dire ricordarsela, vuol dire cantarla, vuol dire sapere come è fatta, vuol dire averla analizzata, sono tanti livelli allo saper quello di comprensione. In ogni caso è un verbo che non funziona tanto in musica perché non esprime concetti. Quindi l'ascolto della musica richiede tempo in una situazione in cui non disponiamo di modalità di, virgolette, comprensione, chiuse virgolette, locale, nel senso che per abbracciare l'opera, visto che non dice concetti, dobbiamo ascoltarla tutta. Questa è la massima difficoltà della fruizione della musica. Perché? Perché ci dobbiamo fidare, questo è il verbo, no? Fondamentale. Un esempio sempre fatto, mi scuso se è ripetuto, se io, vabbè, l'esperienza è recentissima, l'altro ieri ero a Venezia all'apertura della Biennale Arti Figurative. La uso questa metafora, anche in quel caso, quella è arte ipercontemporanea, no? Non è neanche, perché di solito l'esempio lo faccio, che ne so, con Pollock, ma no, invece parliamo di una cosa che sicuramente nessuno ha mai visto, visto che è la Biennale Arte Contemporanea. Cosa faceva il pubblico? Io guardavo il pubblico anziché le opere per un po'. Il pubblico cammina attraverso le opere, mette l'occhio lì, mettiamo che quella telecamera sia un'opera, la guarda, decide se gli interessa e guarda un'altra. Tempo di fruizione, un secondo e mezzo? Due? Se poi è colpito in maniera straordinaria, ci sta fermo, ma quanto? Guardate, entrate in un museo anche agli Uffizi, anche a Brera. Quanto tempo si sta fermi davanti al massimo capolavoro di Piero della Francesca? 5 minuti. Ma proprio quando uno vuole riposarsi le gambe che si è seduto, perché non è così, non è così. Specie nei musei grandi, anche perché sennò che si fa, si visita una sala. Quindi vuol dire, nel caso delle arti figurative soprattutto, fruizione totale dell'opera istantanea, approssimativamente istantanea. Decisione se mi attira o no, un po' meno istantanea ma pochi secondi, decisione di dedicarle un po' del mio tempo, qualche altro secondo, tempo di fruizione massimo 1-2-3 minuti. Una sinfonia di Mahler dura un'ora e mezza. E se non vi piace e se siete al concerto, che fate? State lì. C'è chi comincia a giocare col cellulare, eccetera, eccetera, o se no vi apprende a riuscire, ma è un gesto potentissimo, un gesto proprio. Si fa poche volte, deve essere proprio una cosa che uno non ne può più per uscire passando le gambe davanti alle gambe dell'altro. Quindi la musica esige fiducia per forza, perché noi potremo sapere com'è l'opera anche solo per decidere che farsene, soltanto che abbiamo finito di ascoltarla. Nel frattempo le abbiamo dato il nostro tempo, che è la famosa merce più cara della contemporaneità. Questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà, mito al fatto che non è concettuale, l'altra grande difficoltà, ed era l'altro argomento dell'anno scorso, è che nessun'altra arte ha parallelamente, forse dovrei dirlo con un altro modo, comunque ha parallelamente una sorella, non sto parlando male della musica popolare, diciamo pop, no, non popolare, non musica popolare, per musica popolare io intendo la musica dei popoli e su quella mi inchino e mi inginocchio,
per musica pop intendo la musica, diciamo, commerciale, insomma, chi ieri sera ha vinto il pezzo della canzone europea fa quella musica. Ma se dico leggera in certi, questa qui è la busta che uso quando vado alle riunioni iniziali. Se io dicessi musica leggera mi appendono quella cosa, e se poi dico che questa è musica colta non ne parliamo, perché risulta che faccio la figura dell'intellettuale. Quindi niente, diciamo pop, che è un termine così. Quella musica, non ne sto parlando male, ma è effettivamente un'immensa industria, muove quantità di denaro che nessun'altra arte muove, il cinema, ma il cinema è un'altra cosa, racconta storie, è un altro tipo di fruizione. Da che cosa lo dico, ad esempio? Sempre nella stessa Biennale Arti Figurative dell'altro giorno, vedevo che la maggior parte del pubblico era molto giovane, avrei visto il 70% di persone sotto i 30 anni. Se avessi chiesto a queste persone che musica ascoltano, mi avrebbero risposto rock, nel 99,5% dei casi. Perché? Perché nelle arti figurative non c'è una sorella commerciale. Peraltro questa è la, e questo è l'ultimo argomento dell'anno scorso, dopodiché esemplifico, la storia, non la storia della musica, la musica in sé vive di un doppio binario, ma non adesso, da quando è nata, di un doppio binario sconcertante e meraviglioso, se volete. Cioè la musica è sempre stata, parlo della musica occidentale, in questo momento non parlo di altre culture, perché no, se no non so dove andiamo a finire, è sempre stata l'arte più, da una parte l'arte più astratta, no? Non si può non citare il fatto che nelle formule educative medievali del trivio, del quadrivium, la musica era insieme alle scienze, cioè insieme a aritmetica, geometria, astronomia. Perché? Perché la radice era pitagorica, cioè la musica come metafora, come come metafora migliore dell'unità attraverso il famoso monocordo di Pitagora, cioè la dimostrazione che una nota le contiene tutte, perché se metto il dito in mezzo alla corda esce tutta da sopra, eccetera. Cioè l'uno che raccoglie l'universo, e quindi la musica come simbolo, voglio dire, l'armonia delle sfere, bla bla, eccetera, eccetera, il simbolo dell'armonia universale, la musica nell'educazione medievale era, come dire, qualcosa da nemmeno ascoltare, era qualcosa da pensare, da immaginare, da mettere insieme alle, non so se devo chiamare le scienze, se la matematica, perché all'astrazione della matematica. Nello stesso momento, a fianco, nelle piazze, la musica servirà a cantare ai matrimoni o ai battesimi, a danzare nelle piazze o adesso nelle discoteche. Ahimè, oggi serve da fondale da tutte le nostre attività umane. Se scendiamo in metropolitana non si riesce a stare zitti perché c'è solo musica. Se entriamo in un ristorante, non so se posso dire, se entriamo in un ristorante, avete mai provato a entrare in un ristorante e essere gli unici inventori, chiedere di togliere la musica e vi dicono non si può? Perché si ha paura del silenzio, quindi c'è la musica ridotta a fondale, a fondale dell'esistenza umana. Cioè, la musica da una parte è la più astratta, dall'altra parte è la più concreta, quella che entra nella vita quotidiana. Ad esempio, la musica non si può non ascoltare. Voi potete chiudere gli occhi e non guardare un quadro, ma le orecchie non sono più udibili, non c'hanno le palpebre, quindi non si può non ascoltare. Quindi, da una parte è la più astratta, dall'altra parte è quella che è nella concretezza da sempre per sempre, a livello anche più basso, nel senso di più rudimentale. Andate avanti. Da una parte è l'arte più spirituale, appunto perché non è concettuale, quindi la famosa sarata di San Paolo su quando la lode a Dio, quando non ci sono parole per esprimere la lode a Dio, il puro suono lo esprime, da cui l'alleluia gregoriano, che era pura melodia senza sillabe. Dall'altra parte della musica, la stessa religione cristiana che diceva questo, dall'altra parte aveva paura dell'uso dello strumento musicale, la musica era più sensuale delle arti. Cosa c'è in comune? Che non essendo concettuale, o è spirituale o è sensuale, non è in mezzo, non è mai concettuale, lavora in regioni opposte, quindi o è nell'empireo, o è nell'astrazione pura, o è estremamente terrena, con tutte le eccezioni del termine terreno che potete dargli, dalla sensualità al divertimento, eccetera. Ovvio che il XX secolo si è scatenato, non solo il XX secolo, tenete presente che nella Vienna del 1820 sicuramente i valzer di Lanner
erano infinitamente più ascoltati e graditi delle sonate di Beethoven, erano più fruite, ci pagavano di più. Non parliamo del povero Schubert che manco si sapeva chi fosse, era là nella sua osteria. Ma Anton von Diabelli era un musicista molto più alla moda di Beethoven, molto più circolante. Perché la complessità ha sempre fatto paura, perché la complessità della musica è quella cosa che ti inchioda lì fino a quando non hai finito di ascoltare. E in generale poi non basta un ascolto. Perché non solo bisogna arrivare alla fine per ascoltare l'intera opera, ma, come sempre si dice, se il tempo è la dimensione della musica, la memoria è la dimensione della fruizione della memoria, della musica. Questo per me è fondamentale, mi ritrovo sempre a ripeterlo, perché noi diciamo certo che la musica è un'arte nel tempo, ma per noi che l'ascoltiamo la dimensione è la memoria, perché come faccio a ricostruire dentro di me, banalmente, come faccio a sapere come è fatta una sonata di Beethoven se non avessi la memoria? Se non avessi la memoria non riconosco la ripresa. Io riconosco la ripresa perché mi ricordo com'era il tema. Se non mi ricordassi com'era il tema, un quadro posso tornare indietro con l'occhio, la musica sì, col CD sì, però non vale, cioè non è questo, no? In musica per tornare indietro bisogna risuonarla o fare qualche cosa. Quindi obbliga all'utilizzo forte della memoria. Più complessa è la musica, più difficile è l'applicazione della memoria. Tutto questo nel mondo della semplicità, quale è il XX, XXI secolo, ma forse tutti i mondi hanno sempre spinto verso la semplicità, magari adesso c'è, non magari, senza magari, adesso c'è molto più mercato, di conseguenza la spinta è molto più forte. Ultimissima cosa, la cosa che purtroppo ha chiuso il cerchio, qui un pizzico di polemica ci vuole per forza, quando ero ragazzo io, quando eravate ragazzi voi, se per televisione trasmettevano Festival di Sanremo si parlava di canzonette, adesso si dice la grande musica d'oggi, creando quell'equazione nella mente degli ascoltatori per cui io sono un uomo d'oggi. Se voglio la musica di ieri, quella lì si chiama Beethoven, ma siccome sono uomo d'oggi, voglio la musica di oggi, e la musica di oggi è, come si chiama quella che ha vinto ieri sera Festival Gabbani, no? Quello che ha vinto Festival di Sanremo. Questa è la fine dell'equazione, no? Vedo che si parla, non è polemico, di introdurre nello studio, nei licenze, dello studio dei testi dei cantautori. Ma santo Dio, ci si ricorda per caso che la storia del pensiero musicale non è quella lì? Che la musica pop utilizza mezzi linguistici che sono la banalizzazione del 5% delle tecniche utilizzate a metà Settecento? Cioè, tutto sommato, la musica leggera utilizzza una piccola parte di quello utilizzato da Vivaldi, si è iper semplificato, potrei dire tecnicamente che si è semplificato, le strutture formali sono quelle lì, tutte ABA oppure ABACA, semplificate in modo da arrivare subito, quindi non c'entra nulla col pensiero musicale. Un allievo molto più radicale di me, io sono questo, non so più, age, quindi mi modero, dice che tra chi fa le canzoni per Festival di Sanremo e chi considera in un altro modo il pensiero musicale c'è la stessa differenza che c'è tra un pittore e un ingegnere. Tutte e due usano il pennello, ma le funzioni sono differenti, quindi sono due mestieri differenti. Non è offensivo, perché il più bravo degli Bianchini è bravissimo nel fare un bravo Bianchino, è bravissimo a fare il Bianchino, no? E abbiamo molto bisogno di lui, quindi non lo stiamo insultando. Nel momento in cui si confondono le carte e si annulla la differenza tra pittore e Bianchino, questa è una confusione e noi siamo immersi in questa confusione. Allora, tutto questo era un pochettino questo, però mi sono accorto, non è che mi sono ascoltato per un'ora e un quarto la registrazione, però passavo punti, 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 e ho visto che avevo stretto gli ascolti negli ultimi 10 minuti. Questo è sbagliato, perché è inutile chiedere di fidarsi se poi non si dice di che cosa bisogna fidarsi, cioè se non si propone un ascolto. Quindi oggi, per quello ero un po' tremante, se non c'erano ascolti oggi dovevo inventare dei percorsi di per lì che non avevo pensato prima. Io volevo proporre 3 ascolti in ordine storico. Nel terzo, non certo per esibizionismo, mi metto in gioco io, cioè propongo dei piccolissimi pezzi miei, per un motivo perché non c'è niente di diretto che chiedere a chi l'ha scritto qual è il pensiero che ci sta sotto, no? Quindi non è che esibisco me e mi metto sull'asse Weber-Boulez-Me, non ho questo tipo di ambizione, voglio dire, poi non mi importa nulla, io faccio quello che faccio tutti i giorni, eccetera.
perché avevo così bisogno di quell'inizio weberniano e volevo proprio quel pezzo lì che spero si possa sentire. Qual è questo pezzo e che cosa vi chiedo di ascoltare? Allora, questo pezzo sono le 6 bagatelle per quartetto d'archi. Attenzione, data di composizione 1909. Nella coscienza collettiva è musica contemporanea. Mio nonno aveva 11 anni. Sono passati 108 anni, nella coscienza collettiva questa è la musica contemporanea. È un po' come dire che Kokoschka è pittura contemporanea, no? Grosso modo siamo su quelle parti. Perché ho scelto Weber? Perché questo pezzo? 1909, in 4 anni, 1909-1913. Sono degli anni incredibili nella storia non solo della musica, però stiamo parlando di musica. Non so se vi siete mai, se ci avete mai pensato, nel percorso diciamo 1905-1914, perché infatti poi c'era la prima guerra mondiale, nelle scienze si perdono le due certezze fondamentali del nostro vivere, e cioè che esista la materia, perché la materia non esiste, è carica elettrica, la materia è vuota sostanzialmente, e il tempo non è costante, perché sono gli anni della relatività. E sono le due certezze occidentali, esistenza del reale e tempo costante. Nelle arti figurative, nel 1905 Picasso dipinge le sue meravigliose, nel suo periodo rosa, blu, azzurro, e dipinge le sue meravigliose figure, e nel 1910 è vista. Sono 5 anni, guarda che niente 5 anni, 5-6 anni. Potrei dirlo di tutto, in politica c'è un piccolo particolare, che siamo in momenti in cui in 10 anni c'è la rivoluzione, la prima rivoluzione del 1905 in Russia, e poi nel 17 la rivoluzione quella vera, eccetera eccetera. Accorciamo, in musica, nell'asse viennese, no, ci sono alcuni assi, sostanzialmente due assi, quello viennese e quello parigino fondamentalmente. I mitici tre compositori, l'uno l'insegnante agli altri, cioè Arnold Schoenberg, che nasce prima, che è nato nel 74, e i due giovincelli Webern e Berg, nati nell'83, Webern nell'85, Berg, quindi hanno, Webern nel 1910 ha 27 anni, stanno compiendo un certo passo. Prendiamo Schoenberg, anche se non ascolteremo Schoenberg. Schoenberg, stiamo parlando di trasformazioni violente in questo periodo, se ascoltate, è capitato di ascoltare un pezzo di Schoenberg dei primissimi anni del Novecento, di fine Ottocento, cioè quando aveva 25, 26, 27 anni, e della musica tonale stratosferica, straordinaria, di una bellezza formidabile, di una consapevolezza, un post-Wagner, tra Richard Strauss e Wagner, di una densità meravigliosa. Cioè, è un compositore che poteva benissimo andare avanti a fare della splendida musica tonale, post-Wagneriana, quindi molto ricca, molto complessa, sicuramente avendo successo, e invece il suo grado di necessità interna gli fa capire che lì non si può più andare avanti. La stessa cosa che potrei dire di Picasso. Picasso era un immenso pittore figurativo. Cioè si percepisce che quella via espressiva è perduta, è finita, ha smesso di esprimere, è esaurita, non può più dire nulla. E quindi crudelmente, qual è l'immagine che si dà sempre? Nel 1903 Schoenberg scrive i Gure Lieder, che sono questi leader che insieme durano un'ora e venti, per soli, grande coro di voci bianche, l'orchestra, quando le ho fatte in conservatorio il problema vero era farci restare sul palcoscenico, le arpe erano spostate in platea perché sono 10 corni, eccetera eccetera, durato un'ora e venti. 10 anni dopo, 1913, scrive Piero Linera, 1911, 8 anni dopo, scrive i 6 pezzi opera 19 del pianoforte che in 6 durano 5 minuti. Cioè, rinunciando alla lingua tonale, tutto ciò che non segue principi tonali va deciso attimo per attimo, è quello che lui chiamava Urschrei, grido urlo originario. Ogni nota è motivata in sé, non c'è una tecnica o una norma secondo la quale scegliere, e quindi ogni nota è il frutto di un portato immediato, probabilmente non retrogradabile, probabilmente non si potrà spiegare perché è lei quella certa nota. La conseguenza ovviamente è il collasso, cioè le forme durano pochissimo perché ogni nota è una conquista, è un territorio totalmente vergine. I pezzi quindi sono molto brevi, è quella musica che gli altri chiamano atonale. Schoenberg si arrabbiava molto sul termine atonale perché diceva che non si può definire qualcosa dicendo quello che non è. Però oggettivamente è impossibile dire che cos'è, perché non è ancora musica dodecafonica. Perché propongo questo ascolto di Webern?
sono 6 anni, è 1909. Perché sono 6, guarda caso, chiamato 6 bagatelle, quindi 6 bagatelle. Perché? Perché in 6 durano, ciascuno dura 50 secondi, 40 secondi, 50 secondi. Sono dei veri e propri respiri musicali, cioè si è fatta un'immensa dieta rispetto al gigantismo tardo-romantico, grandi sinfonie di un'ora e mezza, orchestre pazzesche di 130 elementi, rispetto a tutto ciò, una specie di... Vedete quando una stella diventa buco nero? E però quando diventa buco nero è enormemente concentrata, cioè ha la stessa densità ma tutto lì dentro. Allora, prima di farvelo ascoltare, la comunità di Devern è... che quello che diceva prima sul termine, sul tema della durata dell'ascolto è meraviglioso, perché in 6 durano 4 minuti, quindi non avete il tempo di stancarvi. Vi leggo la prefazione molto nota e molto importante che Schoenberg scrisse alla pubblicazione di queste 6 bagatelle. Le bagatelle sono del 9 ma erano pubblicate solo del 24. Vi faccio notare due cose: che è una prefazione assolutamente romantica e che punta potentemente sull'espressività di questa musica. La musica che ascolterete è una musica in cui tutto avviene nello spazio di un attimo. Se ci sono, potrei anche darvi una breve descrizione, ma devo stare attento ad usare il tempo. Potremmo anche fare una cosa: ascoltarle tutte senza dire nulla, parlarne un attimo e riascoltarle. Questo è il vantaggio di Webern, che permette questo meraviglioso dopo riascolto. Però vi leggo la privazione. Dice Schoenberg: considerate quanta moderazione... però nel testo originale moderazione è mancanza di autocommiserazione, cioè quanta durezza va su se stessi sia necessaria per esprimersi così brevemente. Ogni sguardo può venire esteso ad un poema, ogni sospiro ad un romanzo, ma esprimere un romanzo in un singolo gesto, una gioia in un solo respiro trattenuto, tale concentrazione è possibile solamente in assenza di autocommiserazione, cioè di essere enormemente severi con se stessi. Tutto è condensato. Questi brani, come la musica di Webern in generale, saranno capiti solo da coloro che credono che attraverso il suono si possa dire qualcosa che può venire espresso solamente in suono. Poi c'è una frase che qui non riportano, durissima, quando possano i non credenti, la spada, l'italiano, esagerato un pochettino. Abbiamo fatto bene a riportare solo questa parte. Ci tengo a questo, che può essere dita solo a coloro che credono che attraverso il suono si può ottenere qualcosa che può venire spesso solamente nel suono e che rimane nel suono, è inutile che poi proviamo a dire che cos'era. Adesso li ascoltiamo e vi prego di abbandonarli all'ascolto, cioè di seguire questi micro frammenti di ritmo, di brandelli melodici che durano 3 secondi e che si bruciano un attimo. Allora, cosa faccio? Faccio a 30. Dalla 30 alla 35, sono sempre. Dalla 30 alla 35, vabbè. Grazie. Aumenta il volume se vuoi. Finita la prima. Thank you.
quinta, ecco, per... sì, questa è tre è pienissimissimo da tutto. Faremo un secondo ascolto perché bisogna farlo in altro tipo di condizioni. Grazie. Se ci fosse un secondo ascolto e se ci fosse il tempo di parlare un attimo, vuol dire due minuti di ciascuno di questi pezzi, io potrei facilmente indicarvi un centro di interesse per ciascuno dei pezzi. Ad esempio, la prima in realtà, anche se non sembra, è basata su una specie di filo melodico sottile che passa tra gli strumenti, che fa una specie di parabola, è molto frammentario, per cui bisogna beccarlo, quindi magari bisogna ascoltare un po' di volte, però se dura 45 secondi non può ascoltare anche 10 volte, che ha perso 5 minuti al massimo. E ha un carattere quindi di vagamente lirico, seppure sperso, e comunque se si guardano le dinamiche ci si accorge che la curva delle dinamiche è una curva, se volete, romantica, perché dopo 6 battute c'è un rapido crescendo, c'è un fortissimo e poi si diminuisce a nulla. Cioè, in fondo, quello che Rita Strauss faceva in 25 minuti, qua succede a Brandelli in 40 secondi. La seconda bagatella ha un chiaro carattere di scherzo, è più ritmica, è più saltellante, ha questi pizzicati isofoni, quindi ha un carattere, appunto, diciamo, di piccolo scherzo. La terza ha quel crescendo che la prima aveva in un punto molto breve, invece estende, fa un percorso dalle 3P alle 3F, mi sembra, nel giro di 15-20 secondi, qui ha un vero climax che poi spegne, eccetera. La quarta, che è meravigliosa, ha una specie di armonia spersa e basata sull'ipnosi, cioè sono tutte note che oscillano, che si ripetono con una ritmicità diversa, come se fossero degli orologi che battono delle ore diverse, in cui c'è una vera e propria, impossibile da sentire prima, quindi perché non si sentiva, linea melodica, assolutamente linea melodica, perché inizia con il secondo violino e poi passa al primo violino, o meglio, c'è una frase, regione centrale del secondo violino, che poi diventa una frase acutissima, ma frase del primo violino, eccetera. Cioè, ognuna ha una fisionomia netta sul piano espressivo. Ma tutto questo è iperconcentrato. Cosa è successo? Cosa succede in quel momento? Succede che il passo forte è spogliarsi, accorgersi di avere dietro le spalle questo immenso
da Gaglio, okay, questo meraviglioso immenso percorso della musica tonale, arrivato a questa, se volete, ipertrofia tardo romantica, pensate alle opere di Wagner, pensate alle sinfonie di Mahler, pensate ai poemi sinfonici di Richard Strauss, una specie di gigantismo di cui peraltro Schoenberg stesso eredita qualche cosa, riconoscere in qualche modo che questo gigantismo ha esaurito la sua possibilità espressiva, si decide di, come dire, per questo il termine atonale che a Schoenberg non piaceva va benissimo per questo periodo, ripeto, il periodo vuol dire 1909-1913, perché dopo la prima guerra mondiale, anzi nel periodo 1913-1923, Arnold Schoenberg, e questo bisogna rendersi conto della potenza di questo gesto, Arnold Schoenberg è un grande compositore, potrebbe vivere benissimo facendo il compositore con la sua grande musica tonale, arriva a questi 4 anni di produzione meravigliosa, Pierre Ordinaire, eccetera, eccetera. Capisce di essere però giunto sull'orlo del silenzio, perché questa specie di riduzione estrema dei materiali, che non hanno una tecnica alla base, perché ogni cosa va decisa in sé. A monte avevamo le tecniche della tonalità, le tecniche della musica modale, c'erano delle tecniche. In questo momento un compositore come lui, che ha profondamente su di sé la tradizione europea, capisce che quella tradizione si è esaurita, e per fare il passo successivo fa un gesto che per un compositore è il massimo dei coraggi, cioè smette di scrivere per 10 anni, fa quella cosa che, di cui lo ringraziamo tutti, cioè scrive il più importante trattato di armonia tonale della storia della letteratura tecnica, in cui riassume percorsi di 300 anni di tonalità, come dire, per fare il passo dopo prima mi carico esattamente sulle spalle di ciò che è successo. E dopo la guerra, nel 22-23, però dopo la guerra, come dire, in qualche modo sentendo la necessità di una tecnica, se volete inventa la dodecafonia, se volete questa è la contraddizione schoenbergiana, cioè lui ha bisogno di poter dire perché dopo il do viene il re bemolle. Qui non lo poteva dire, questa era Weber, ma sarebbe la stessa cosa ascoltarsi uno Schoenberg. Nella dodecafonia sì, perché ha una serie di 12 suoni e che vengono letti nello stesso ordine, eccetera, che danno unità al tutto. Nella aporia, cioè la contraddizione aperta di Schoenberg, è che lui si illude che la dodecafonia possa diventare la tecnica successiva alla tonalità, che è una enorme, non sciocchezza, è un'utopia, perché la tonalità non è inventata nessuno, la tonalità è un sistema, è una tecnica che lentamente si è consolidata in Occidente a partire dai primi del 600, ereditando tutti i comportamenti della modalità di Orlando di Lasso, di Palestrina, di Monteverdi, e a mano, come dire, restringendo il campo ad alcuni comportamenti, diventano quelli tonali. Però quando si parla di tonalità, rendetevi conto che è musica tonale quella di Arcangelo Corelli del 1670 o di Giacomo Carissimi, e musica tonale quella di Richard Wagner, e se permettete sono molto diverse, no? Quindi dire tonale non vuol dire un accidente, perché l'arco è di questa l'operazione weberniana, avete sentito, è la rinuncia severa, assoluta, totale di tutti gli ausili dati dalla musica. Ad esempio, la dieta forte è che si rinuncia per la maggior parte alla figuralità della musica, cioè è tutto molto corto, molto frammentario. Se volete cogliere il frammento melodico dovete essere molto attenti, perché durerà 2 secondi. Non ci sono grandi fasi, non c'è eccetera eccetera, non ci sono concatenazioni tonali, cadenze eccetera eccetera. Quindi è una specie di asciugatura estrema del pensiero, alla ricerca di una condensazione espressiva, però, perché di Weber si è sempre voluta dare un'idea, un'immagine, come dire, ingegneristica, cioè lucida, fredda, di architettura gelida. La stessa prefazione di Schoenberg dice il contrario, perché parla solo di espressività, in realtà. Perché appunto conta su questo? Perché invece adesso, che cosa succede dopo di allora, ma io salto molto per arrivare al secondo tipo di ascolto che propongo, per darvi uno dei fili di lettura possibili, ma questo è molto forte, di ciò che è successo nella musica, dire ciò che è successo nella musica è sempre complicato, perché naturalmente nel pensiero musicale, con il pensiero di ogni arte, ci sono molti fili che si intrecciano, no? Cioè voglio dire, tra Ravel e Weber ci sono delle differenze, eppure vivono insieme. Se dico Ravel, Stravinsky, Weber e Bartok, abbiamo 4 mondi diversi, quindi non si può scegliere un filo. Sto scegliendo il filo dei percorsi del pensiero musicale europeo.
perché lavora su un altro piano, eredita, non crede all'uscita dal sistema tonale, ma lo arricchisce in mille modi che adesso non è possibile vedere. Sto seguendo quindi quel filo viennese che ha messo in discussione, annullato le funzioni tonali e costruito passi successivi del pensiero musicale europeo. La musica degli anni 50 è quella che resta e resterà per sempre musica riservata, cioè musica di sicuramente nella sua media, anche nei casi migliori, di difficile ascolto. Perché? Perché, e attenzione, la musica degli anni 50 è nella coscienza collettiva la musica contemporanea. Se voi chiedete in treno, che è sempre il mio ambiente di scandaglio del mondo, che cosa pensano della musica contemporanea, ti dicono: ah, quella che fa ping pong, tutte le note separate. Ma quella, se, a parte che la visione così a macchietta è un po' offensiva, ma quella è eventualmente quel tipo di cosa chiamato bene o male puntillismo, che si riferisce a un certo momento musicale durato da 1951 a 1958-59. Quindi io, ad esempio, non ero ancora nato. Se sì, ero nato in mezzo, sono nato nel 1956. Quindi anche qui dire, chiamare che quella è musica contemporanea esaltista 60 anni fa, 75 anni fa, l'aggettivo non funziona, cioè contemporanea di chi? La motivazione era, ma sarebbe lungo parlarne, un'indagine, come dire, un portare a compimento il pensiero musicale weberniano e post-weberniano, allargando i parametri di quello che si chiama serialismo. Non mi voglio, serialismo vuol dire serializzare le note, vuol dire mettere le note una in fila all'altra e fare una serie dodecafonica. Quello che succede negli anni 50 è la serializzazione anche degli altri parametri, cioè delle durate, delle dinamiche, eccetera, eccetera. Ogni cosa ha la sua contraddizione interna, la sua aporia. Negli anni 50, il cosiddetto serialismo integrale è convinto di aver ritrovato una tecnica che, come dire, rende retrograda, una tecnica per cui ogni cosa ha ritrovato una ragione d'essere, mentre in queste bagatelle l'analisi, la vera analisi è impossibile, perché non c'è uno strumento. Si può vedere come sono fatte, ma non c'è una, siccome non c'è una tecnica di scrittura, non si può. No. Nella musica seriale sì, perché basta sapere qual è la serie delle altezze, la serie delle durate, la serie delle dinamiche, sì, però la contraddizione è che se io trasformo una serie di altezze in una serie di durate, non c'è una relazione precettiva tra le due cose, e quindi quello che per loro era il massimo della determinazione del pensiero, per l'ascoltatore sfiora la casualità, perché non colgo il nesso tra le cose. Ma soprattutto, e invece volevo la mia fiducia in quello che propongo adesso, ma soprattutto quello a cui si sentiva di dover rinunciare era la figuralità della musica. Allora, voi, forse qualcuno sa che io faccio queste lezioni di musica per radio. A un certo punto avevo voluto sfidare nel pieno scetticismo della signora Paola Damiani, che gestisce lezioni di musica, avevo chiesto di fare due puntate consecutive dedicate a Pierre Boulez. Qui, no, grande direttore d'orchestra, compositore, anzi, diciamo compositore e direttore d'orchestra, perché tutti dicono direttore d'orchestra, un attimo, è un grande compositore. Facendo in due puntate consecutive due pezzi, uno degli anni 50, che non ascoltavamo, e uno degli anni 80, dove se io dico è lo stesso compositore, beh, uno dice veramente, perché sembra due musiche completamente diverse. Cosa succede? Qual era la mia difficoltà nel fare le lezioni di musica? Prendendo Bartò San Maître, che è questo pezzo straordinario, se volete, del 52-54, quindi con un testo, quindi se volete c'è l'ausilio del legarsi a un testo, per poterne parlare, ad esempio, è praticamente impossibile descrivere la musica, cioè dire che diavolo sta succedendo, è praticamente impossibile. Perché? Perché è assente per lo più una dimensione figurale. Cioè non posso dire c'è un crescendo di tensione, un climax, poi si disperde, oppure parte della regione soltanto grave, poi no. Il senso della figuralità della musica, cioè della natura dell'evento musicale, è sostanzialmente volutamente perduto. Perché? Perché la dieta stretta per rinunciare a ogni radice di natura tonale lo porta a rinunciare al cuore della musica tonale, che non è la cadenza quinto primo, tonica dominante, dominante tonica, ma è il tematismo. La musica tonale è innanzitutto la musica tematica.
musica nella quale riconosco cellule o elementi che ritornano, che si sviluppano. Guardate che la musica prima della tonalità palestrina non è tematico. Il tematismo è un fenomeno della tonalità. Il contrappunto del Cinquecento, opera contemporanea, non è musica tematica, quindi non si può dire che la musica è sempre stata tematica, non è vero. Prima della tonalità non lo era. In quella rinuncia è quella cosa che rende difficile l'ascolto. Perché? Perché prima si diceva ho bisogno della memoria per poter portare a me un'opera, ma se la memoria non so dove applicarla, se non percepisco il ritorno di elementi, se non riesco a dare un nome agli elementi che sento, a che diavolo applico la memoria? Infatti, come sempre si dice, il problema nell'ascolto della musica tonale debole è la noia, nel senso che ho già capito tutto. Il problema della musica non tonale, non di grande livello, è l'angoscia, cioè entro in un tunnel, non riconosco gli oggetti che ascolto, non so quando ne uscirò, nulla mi dice che sta per finire, potrebbe durare 5 minuti o 5 ore e nulla me lo dice. Questa è una definizione di angoscia. Nel pezzo che vi faccio ascoltare adesso di Pierre Boulez, che dura 6 minuti, siamo nel 1984, anzi cominciamo, magari lo prepariamo, che... Si chiama Derive, ma in questo caso il titolo non dice assolutamente nulla, non so perché si chiami Derive. In questo caso, io ho la partitura, io ve lo posso descrivere. Mi faccio riferimento a quella lezione di musica, perché tanto era stato difficile fare lezioni di musica sul Marteau San Metri, perché era difficile dare un filo di lettura radiofonico. Tanto è facile parlare di questo. Sentirete, c'è una figura. Il centro dei percorsi della storia della musica dagli anni 70 in avanti è il ritorno della fiducia nella figuralità nella musica, cioè nella chiarificazione dell'evento sonoro che percepisco. Uno può dire bello o brutto, ma più difficilmente può dire non ho capito che diavolo succede. Quindi non sto dicendo che siccome si capisce allora è bello, non è questo, però intanto fornisco elementi di percezione di quello che succede, della direzione che ha. Ad esempio, la prima situazione, come sentirete, qui lo dico prima e poi l'ascoltiamo, è fatta di scappi, di sbarbaran di alcuni strumenti. Gli strumenti sono 6, flauto, clarinetto, violoncello, vibrafono e pianoforte, che fanno come degli slanci di note che lasciano una coda sonora fatta di trilli, per cui è una risonanza vibrante. E questi slanci... Dice il ragazzo all'altro: indosso maglione turchese, pantaloncini bianchi. Non può essere questa cosa. Allora, va bene. La prima zona è fatta di questi slanci molto pericolosi. Io li descrivo, ma li sentirete subito. Questo con i trilli che capitano molte volte. Ad esempio, se vi proponessi un pezzo degli anni 50, niente capita molte volte. Questo evento sonoro capita, non so, 15-20 volte, no, una dozzina di volte. Per di più, in generale, con un addensamento e un crescendo. Mio Dio, antica cosa. Dare la direzione della musica mediante un crescendo e un addensarsi della tensione musicale, fino a quando, dopo un certo massimo, si apre una seconda zona tonale nettissima, credo che anche insomma, che sia molto evidente, si ritorna al pianissimo all'improvviso, c'è una isocronia, cosa che Boulez negli anni 50, isocronia, cioè un metro dopo, no? Qualcosa che fa così, li sentirete perfettamente. Sentirete che entra un clarinetto che, dovrei dire, canta una specie di sequenza melodica di clarinetto, ma non quella di 3 secondi di Weber, una vera melodizzare. Sentirete poi che entra un flauto che sostituisce il clarinetto,
fino ad arrivare a una cosa che è una vera e propria coda nel senso retorico del termine, cioè nasce un'armonia tenuta, alcune tenute degli arti di Virginia Violoncello, su cui dei frammenti arrivano fino alla fine. Cioè, ho detto di un pezzo tripartito, che bello, posso dirlo con facilità, slanci con trilli che si addensano fino a un massimo, fine improvvisa, situazione molto piano con dei rintocchi isofoni e una sequenza melodica molto ben leggibile di clarinetto e poi di flauto, e una coda statica, perché sta finendo, cioè ha riconquistato fiducia nelle retoriche del suono, e cioè nel poter dare mezzi per utilizzare la memoria e quindi percepire le strutture formali. Ma non è impazzito lui, è la musica che è andata avanti attraverso quello che era successo prima. Proviamo ad ascoltare. La traccia era 4, speriamo che il volume sia più alto possibile. C'è, però non sento. Prima di sentire il forte. Come avevamo fatto prima di sentire il forte? Avevo toccato dietro, poi toccato lì. Chi è che miracolosamente ho trovato un problema? No, mentre non l'ha presa delle cuffie. Ho toccato i cavi, che è prima. No, mi dispiace perché la musica l'ho ascoltata, però l'ho ascoltata, non... Perché vediamo sulla fiducia. Ma c'è caldo, non dovete, ecco appunto, questa è la fiducia da non avere, questa è la fiducia da non scuotere. Mi chiedo però di farlo, cioè se questo tipo di incontro deve avere un senso, qual è la differenza? Sì? No? Boh, no? Credo. Oh, sì. Qual è la differenza? Non so se vi proporrei, con tutto rispetto, guardate che è difficile dirlo, di andare a sentire Martò San Mentre, cioè un pezzo di Blasi negli anni 50 in un concerto, perché credo che sia un approccio molto complesso, cioè, o comunque uno ci deve un po' arrivare, diciamo, a quello, mentre vi assicuro che questo pezzo viene, tra l'altro, messo tranquillamente a fianco di qualsiasi pezzo di Debussy, eccetera, perché arriva, cioè arriva vuol dire che capisco come fatto, che la situazione ha una sua nettezza, cioè è rinata la fiducia nella chiarezza e nella evidenza dell'evento sonoro, nel suo immediato comparire e nella sua evoluzione. Di che anno è Si riprende la figuralità, che è quella che io oso dire spesso che nella musica in media, perché attenzione, poi nello stesso, in questo momento succede una cosa e il contrario di quella cosa, perché il mondo è ricco, insomma,
esiste tutto un filo. Se io prendo, se io prendo le opere dei principali compositori delle avanguardie, quelli nati negli anni 20, Berio, Boulez, Nono, Malherbe, Stockhausen, eccetera, e prendo di tutti loro un pezzo degli anni 50 e un pezzo degli anni 70, 80, per chi è vissuto ancora 90, 2000, per tutti la linea è stata la stessa, cioè una sempre maggiore evidenza. E io dico spesso che la figura musicale ha assunto il ruolo, senza confusione di termini, assunto nella musica il ruolo che il tema aveva nella musica tonale. Cioè, perché? Perché mi permette di rendermi conto della situazione in cui mi trovo, musicale, e se io capisco quali sono i parametri di quel gesto, questo gesto forse l'avete intrasentito, degli arpeggi di pianoforte e di clarinetto che si fermano sul trillo, e santo cielo, non sto dicendo che sono belli, però sto dicendo che li avete conosciuti. Quindi se poi tornano, li riconoscete. Era questo che era venuto a mancare. In una arte, sì, la possibilità di applicazione della memoria. No? Non sto dicendo che era brutta musica, sto dicendo che era impossibile applicare la categoria della memoria. Il che dà grosse difficoltà di ascolto, a meno che non lo ascoltiate 50 volte se ne avete il coraggio, e allora lo conoscete, non è un riconoscete, perché niente torna mai in quel caso, in quel senso. Questa musica, scusi, di quando era? Quello, l'ultima? L'ultima del 1984. 80. Quindi Boulez aveva 59 anni, nell'altro 25. Quello che avrei fatto, ma non so se il suono lo permette, è di fare questo ultimo passo, sono le 11.50, quindi sì. Ripeto, non ho ambizione, non sto dicendo, dopo sono venuto io, non mi pensate così, così. Però, siccome bene o male faccio questo mestiere, cioè scrivo musica tutti i giorni della mia vita, mi piacerebbe farvi sentire due, tre, se si può, se ci si riesce, magari faccio un altro tentativo, di questi piccoli pezzi che siamo interludi per pianoforte. Perché il mio, attenzione, per Pierre Boulez quel percorso verso un ritorno alla figuralità della musica è un percorso, cioè è un cammino che lui come gli altri si ritrova nel corso degli anni 70, nella seconda metà degli anni 70, no? Che non è un rifiuto di ciò che è successo prima, è il passo dopo. Questo è molto, è sempre molto importante dire, perché molti dicono, ah, quindi prima avevano sbagliato strada. Non è quello, se non c'era quello non sarebbe neanche quest'altro. Come sempre nella storia di ogni comportamento umano, artistico o non artistico. La mia generazione è nata compositivamente in quel punto. Io ho cominciato a scrivere nel 77, 78, quando cioè pochi anni prima di questo pezzo, ma questo non è il primo pezzo fatto in questo modo, voglio dire, no? L'ambiente sonoro era già di questo tipo. Io ho studiato con Franco Donatoni. Franco Donatoni negli anni 50-60 era estremamente coinvolto nell'avanguardia più hard, più dura, eccetera, ma quando l'ho conosciuto io, la sua musica era già infinitamente più, ma se vi dico ascoltabile, fatemi dire ascoltabile, cioè con un approccio più, e attenzione, perché dico fidarsi della contemporaneità? Io ho visto un concerto un anno e mezzo fa a Santa Cecilia, in cui prima c'era uno stridente contrasto, una sinfonia di Sibelius, e poi c'era una prima esecuzione italiana di un grosso pezzo che pensi di Franco Donatoni. La sinfonia di Sibelius è stata accolta con clap clap, il pezzo di Donatoni è stato un trionfo, potevano farne il bis. Perché? Perché la nettezza di quella cappella, perché meno male siamo uomini moderni, tutto sommato, a un certo punto, forse, quel mondo tardo romantico forse non ci esprime più, alla fine dei conti. Perché in fondo nelle nostre orecchie c'è il suono della musica elettronica, comunque, cioè c'è un altro mondo sonoro nelle nostre orecchie. Quando l'orchestra degli strumenti del conservatorio l'anno scorso ha fatto, anche quello che lo dico adesso che ha fatto Donatoni anche in quel caso, hanno fatto un'esecuzione del pezzo per l'orchestra di Donatoni e insieme facevano una cosa romantica, una sinfonia di Mendelssohn, dopo siamo andati a cena con i ragazzi, ma i ragazzi dell'orchestra erano molto più felici di aver suonato Donatoni, perché in fondo era più vicino a loro, tutto sommato. Allora, io ci provo perché sono testardo. Cosa sono questi interludi? Proviamo a tirare fuori quello lì e a mettere dentro questo. Cosa sono questi piccoli pezzi? Appunto, sono 16 piccoli, brevissimi pezzi, si chiamano interludi. Sì, si chiamano interludi. Sono 16 pezzi in cui il più lungo dura 2 minuti e qualcosa, il più corto dura 50 secondi. Perché cosa sono esattamente? Cosa volevo fare? Li ho scritti in un tempo molto largo, cioè dal 2000 al 2006. Perché? Non che ci ho messo 6 anni, ma perché li usavo come quasi un quaderno di scritti personali. Cioè ne scrivo, in generale, se guardate la partitura, ognuno è stato scritto in un diverso punto del mondo, cioè dove mi trovavo.
magari non portavo pagine da scrivere più grandi, e allora decidevo di fare un piccolo pezzo di pianoforte. La mia richiesta era come fare, avete presente quando vedete gli studi dei pittori, vedete che uno, parlo del 500, che faceva la mano in 18 posizioni, poi nel quadro è nella 19esima, ma era un modo per portare a sé il movimento, il gesto. Ecco, questi sono veri e propri studi di figura, cioè ognuno di questi interludi è una situazione musicale, e sono, non sto dicendo che sono belli, ma sto dicendo che sono 16, uno totalmente diverso dall'altro, perché sono 16 studi di figura che poi magari ho utilizzato in pezzi più ampi, ma in questo caso non hanno sviluppo in pratica. Allora il primo, se riuscissimo a sentirlo, vediamo, ci proviamo, e porta le tracce del mio amore fin dall'infanzia per il suono delle campane. Le campane hanno alcune caratteristiche quando suonano. Prima caratteristica, il loro suono è un po' irregolare, perché il bordo della campana è spessa in maniera diversa, quindi la nota non è mai pulita, è sempre a dei battimenti, come si dice in termini. Secondo, se faccio suonare tante campane insieme, siccome ognuna ha una dimensione diversa, ha un periodo differente di ripetizione, quindi se sono partito da una sequenza precisa, la sequenza si sballa perché le note ritornano con tempi diversi, e questo fa molto, se ci pensate, la permutazione di una sequenza è una delle cose su cui ho giocato come compositore negli anni 70, e c'erano le campane. Poi di solito le campane hanno una curva del tempo, perché quando non le sollecito più, a poco continuano a battere, ma diminuiscono e vanno a nulla. Quindi hanno persino una specie di curva interna. Allora io ho costruito, ve lo dico velocissimamente, 6 accordi. Volevo un sapore, un colore un po' diatonico, un po' antico, preso per ogni accordo, ve lo dico così, ogni accordo è un accordo di 6 suoni. Ho preso 2 accordi, attenzione, un accordo maggiore, o 2 accordi maggiori e minori, quelli della storia, ma fatti come? Sono 2 accordi che hanno una nota in comune, ad esempio per chi l'accordo di La minore e l'accordo di Fa minore hanno il Do in comune, ma le altre 2 note di ciascuno sono rispetto all'altra a distanza di semitono, cioè a distanza più piccola possibile, in modo che suonandoli insieme si creano dei battimenti che per me sono le mie campane. Poi ho dato a ciascuno di questi 6 accordi un tempo diverso di ritorno, come se fosse una campana, e la possibilità di diminuire. Non è che ad ogni accordo o ad ogni ritorno diminuisce, però ad ogni ritorno può scalare di un gradino, fortissimo, forte, o rimanere ancora lì per una volta, ma ovvio prima o poi diminuisco. E siccome so che il sesto è meno percepibile del primo, perché il primo lo sento di più, allora quando nel gioco della ripetizione 2 venivano sovrapposti sincronicamente, siccome un pianista ha 2 mani e non 4, toglievo quello che era comparso prima, perché tanto era più sentito, in modo che privilegio gli ultimi. Questa cosa dura un minuto. Quando arriva il nulla, ho aggiunto una specie di come bruciare questo suono, ho preso 2 accordi di questi e ho detto le note singolarmente non sono più campane, in crescendo e bruciano. Io ho potuto descrivervelo e narrare un pezzo di musica sul pianoforte. È pianoforte solo, perché credo profondamente nella figuralità della musica, nella riconoscibilità delle figure, nella direzionalità di una figura, nella possibilità di riconoscerla e nella narratività della musica, non contro le avanguardie, ma attraverso quello che hanno fatto le avanguardie. Adesso, se poi non si sente, mi dovete ancora per sulla fiducia, vi sto chiedendo troppa fiducia, però. Perché sono intanto. Aiuto, perché non parte più? Lo faccio fermate e non parte. Siamo un squaglio più indietro del. Partito, adesso vediamo se lo legge. Sì. Ha chiuso la voce. Esatto, va giusto. Dato la traccia. C'è la voce, il volume. Il volume. L'ha chiuso prima. È più la forte però. Queste però. Sarebbero molto forti. Ma adesso quando andiamo pianissimo sentire più niente. Allora,
sì. Mettilo al massimo, ci riprovo. Quindi Roxo. Roxo. Non c'è luce. Isolate il pianoforte. Sopra perché è impossibile. Si sente il campanile, si sente. Se non altro si sente qualcosa. Sì, sì. Allora, si se, sente la sala, la musica. Se. Mi senti, sì. Se li sentisse tutti e 16, e in 16 durano 30 minuti, quindi la media è un minuto e mezzo ciascuno, sono sicuro, possono piacere o no, ma non potete dire che non avete riconosciuto le situazioni musicali. Sì, sì. Questo è fuori discussione. Questo vuol dire che la musica d'oggi, termine un po' generico se volete, la musica d'oggi che ritiene di ereditare un percorso del pensiero musicale europeo, che ritiene che ci sia coerenza di percorso passo dopo passo attraverso la storia eccetera eccetera, si trova secondo me, per questo parlo di fidarsi, ha in questo momento una enorme ventaglio di possibilità tecniche, timbrico, articolative, e non è più una musica contro, non è più una musica che deve evitare qualche cosa, non ritiene di essere, nei casi migliori secondo me, non è musica neoclassica, non è che dice torniamo a, non è quello, tutto torna a nella storia prendendo da, questo non è un problema, ma questo modo di dire con evidenza le situazioni e di evolverle con evidenza porge la mano a chi ascolta. Dopodiché, ed è l'ultima cosa che vi dico, questo non vuol dire quindi è bella musica, rimane il fatto che noi, che questa è una cosa detta l'anno scorso ma la ridico, noi della musica storica, cioè è iniquo, fortemente iniquo il paragone tra la nostra conoscenza della musica storica e della musica contemporanea. Ricordarsi sempre che noi della musica dell'Ottocento ascoltiamo il 30% della produzione di 30 compositori su 60-70 mila. Assolutamente sì, la mia metafora è una metafora, un picco, è un episodio preciso. Provate, se avete voglia, ma non ne avrete, ad ascoltarvi, velocissimo, 30 secondi, nel 1820 Anton von Diabelli, Vienna, il vero musicista alla moda, non Beethoven, chiede ai 50 compositori più noti della Vienna del 1820 di scrivere una variazione su un suo tema per fare un portrait della vita musicale viennese. Questa cosa ci dà due informazioni: che i compositori agenti nella sola Vienna del 1820 erano più di 50, per cui la scelta più famosi. Se voi guardate i nomi non conoscerete nessuno, ma non li conosco neanch'io. Ci sono Schubert, c'è l'undicenne Liszt, c'è Czerny, ma gli altri 47 non so proprio chi siano, gli erano i più famosi della Vienna. Se ascoltate quelle variazioni sono di una banalità sconcertante, altro che musica contemporanea di oggi, dormirete alla quarta variazione. La musica tonale del 1820 era quella lì, non era Beethoven. Lui era un'altra cosa ed è uno di quelli, dire 50 1820 sulla Vienna vuol dire, moltiplicato un secolo, prendete un'enciclopedia, scorrete la casa, vedete centinaia, entrate in Petrucci, in internet, guardate i nomi dei compositori, vedete migliaia di nomi ignoti. Il paragone va fatto tra tutta la musica storica a casaccio, quella che è sparita eccetera, e tutta la musica d'oggi, oppure tra una rappresentanza di musica storica che abbiamo scelto e 20, 30, 40 pezzi scritti negli ultimi 30 anni sui 20.000 scritti, quelli di cui ti rendi conto che hanno, allora il paragone è equo. Derive di Boulez può stare a fianco di qualsiasi pezzo storico al secondo ascolto, se non è il primo, è il secondo. Questo è per dire che però in più, siccome siamo uomini d'oggi e siccome sarebbe auspicabile che chi è uomo di cultura potesse credere che la musica esprime profondamente in maniera complessa l'essere umano, quella musica che ascoltiamo di adesso è commercio, ma non esprime profondamente l'uomo. Se no, vuol dire che se per quello per noi è l'uomo ad oggi, vuol dire che abbiamo perso molto da Beethoven ad oggi.
ma avrei l'ambizione di dire che non è così. Sono due mestieri diversi, è il famoso imbianchino di cui parlavo prima, con tutto rispetto. Scusi. Perché lei non la spiega questa musica, noi non la capiamo. E questa è la differenza, secondo me. La signora mi ha chiesto, lo dico perché non se ne hanno sentito, se in questo modo non diventa troppo di elite la musica. Risposta. Pollock è di elite oppure no? Joyce è delitto oppure no? Proust è delitto oppure no? Dante Alighieri è delitto oppure no? Quanta gente legge ditemi un romanzo di quelli che vendono 100.000 copie subito e quanta gente simultaneamente legge la Divina Commedia? Molto meno. Cioè l'arte complessa richiede amore, non richiede, non è nel caso, è un'elite d'amore, non è un'elite intellettuale, perché questa musica è a disposizione di tutti, basta ascoltarla 5 volte. Cioè richiede voler amare la musica. Da questo punto di vista elite, elite. Il discorso non lo facevo riferito a me, che a me piace, certo, la musica, e quindi, certo, sono 50 anni che la sento, certo. Parlo dei miei nipoti, 9 anni. Come fai a farli sentire un pezzo così moderno? Cioè un conto sono i suoi allievi che sono abituati, che studiano e quindi hanno il loro bagaglio, ma io parlo del ragazzino. Per metterlo, cioè per c'è sempre meno gente che va ai concerti. No, nego che c'è sempre meno gente che va ai concerti. Questo è. Grazie, gli sono portato la musica popolare, questo che dico. Mi fai sentire i Gabbani e loro la cantano. Lo so, però il mondo, dove ci manda il mondo? Il mondo ci dice, il paese di Sanremo ha 12 milioni di spettatori, perché da 2 mesi prima si incomincia a dire tal mese c'è Festa di Sanremo, si fanno tutti gli scoop eccetera eccetera. Certo che anch'io ho la televisione, per forza, non puoi farne meno. Una dimostrazione molto forte è quando agli inizi il Festival Mito di Milano era pubblicizzato con le tecniche della musica rock, gli striscioni per strada, il tram, se lei andava ai concerti di musica contemporanea, quelli che di solito hanno avuto 30 spettatori, io sono rimasto fuori un lunedì pomeriggio, in una chiesa, lunedì pomeriggio, ore 17, chiesa di non so dove, via Manzoni, c'era un concerto tutto Castiglioni, sono rimasto fuori perché c'erano 500 persone dentro, e cosa avevano fatto? Usato 800.000 euro per la pubblicità. Questo è, contro i minori c'è una. Allora, perché la musica non fa parte del bagaglio culturale nelle scuole? Perché non c'è la storia della musica? In assenza di storia della musica, certo che non va a ascoltare Verio, ma perché diavolo deve andare a ascoltarlo? Bene o male, nelle arti figurative tutti sanno che Monet è venuto dopo Goya, perché bene o male a scuola si fa? Perché a scuola non c'è? Perché si può portare il romanticismo alla maturità classica e non conoscere il nome di Schumann? È sbagliato! Senza conoscere un'opera di Verdi. Perché? Ma e quindi certo che il ragazzino non va a sentire, perché dovrebbe? Dica. Sempre dare una definizione di singolarità. Ha ragione. Perché rispetto per esempio alla totalità di Alana. Allora, grazie della domanda, perché la domanda era da $1 milione, ma è molto profonda. Io di solito do una definizione anche in classe di composizione, do una definizione diciamo da vigino, di base, poi però le do un esempio. Figura della musica è tutto quello che posso dire di una situazione musicale prima di dire da che nota è fatta. Le faccio l'esempio. Se io le dico, a lei davanti a un'orchestra sinfonica, e le dico, archi gravi, violoncelli contrabbassi, che fanno 5 note sincronicamente tenute pianissimo nella regione grave. Adesso dico una cosa mezzo tecnica, col suono al ponticello, cioè con l'arco vicino al ponticello vuol dire che il suono è un po' aspro, ma lasciamo perdere il ponticello. Le dico non vibrato, quindi statico. Secondo me lei in questo momento ha un'idea di quello che sente, non sa che note sono, ma si immagina i controbassi, i violoncelli che suonano, questa cosa. Poi le dico, prendo le stesse 5 note e dopo 3 minuti di pezzo per orchestra le faccio, non importa che note siano, le salgo a sorte, le faccio gridare da trombe e oboi che fanno una specie di pollaio di note acutissima. Poi, dopo 3 minuti, riprende i violoncelli contrabbassi, do 5 note diverse da prima, le danno pianissimo la mano. Dopo 3 minuti le do acute e staccate alle trombe oboe, nessuno sentirà la relazione tra
violoncelli con bassi lenti e tenuti e trombe anche se sono le stesse note, ma tutti sanno, hanno un'idea di suono. Se adesso le dico, quegli archi nei 3 minuti e mezzo hanno progressivamente cominciato a muoversi, hanno cominciato a conquistare registro, a conquistare dinamica, a passare le loro note in legni. Queste note hanno cominciato a salire nel registro, a diventare più veloci, sempre più su, la dinamica sale più forte, entrano gli ottoni, incominciano a ribattere forte, parte la situazione seconda, lei sa come suona pezzo. Questa è una figura della musica. Io le ho descritto, sono sicuro che lei ha un'idea di suono, anche se non sapesse, basta avere la nozione di violoncello contrabbasso, però insomma di solito uno ce l'ha, la nozione di tromba, la nozione di nota staccata, di fortissimo e di pianissimo, è sufficiente. Può essere una... grazie, forse a mezzogiorno. Sono molto preciso. Mi piace delle comunicazioni, tonnellate di argomenti, difficile naturalmente da affrontare tutti, sia dal punto di vista del problema che riguarda appunto la storia della musica, sia dal punto di vista che riguarda la funzione, e soprattutto dal punto di vista che riguarda la strumentazione, cioè gli oggetti che utilizziamo per fare musica. Allora, per essere conciso, cioè, faccio solo tre riflessioni. Uno, la riflessione più importante è esattamente questa, e vorrei una risposta, se lei è in grado di ce la dare il maestro, e cioè non c'è più l'educazione musicale, benissimo, nelle scuole. Va bene, io non sono un esperto, ma vorrei cercare di capire, se può dare una risposta, il mondo accademico musicale, cioè quelle delle accademie, non ha avuto, quelle del conservatorio, non ha avuto nessuna possibilità di incidere all'interno del ministero per questa cosa. Secondo, bisogna allargare un po' il discorso di quello che è la funzione musicale, declinandola anche a quello che sono gli oggetti che producono la musica, e cioè noi li chiamiamo strumenti. Ma è stato perfettamente che tutta la famiglia degli archi, cioè ai tempi dei greci, c'erano, facevano altra musica. Quindi c'è, cioè, la famiglia degli archi è quella che ha fatto la musica occidentale, a mio avviso. La musica occidentale ha avuto un confine storico che è dovuto, cioè, dalla velocità delle comunicazioni e dalla nascita di altre tecnologie, per cui esiste qualcosa che noi diciamo suono, che viene prodotto da altri strumenti con delle altre caratteristiche, e possiamo domandarci se questo suono che esce da questi altri strumenti può produrre un'estetica. Grazie. Gli elettronici, ma alcuni anche che prima domanda è la possibilità di incidere, è troppo forte la... purtroppo in Italia, ma non è solo italiano il problema, non si ritiene la musica cultura, e quindi non è stata inserita in nessun percorso scolastico. Io non, cioè, sono state commissioni, sono state decine di cose di spinte, ma non è, ma non, no, cioè non viene accolta questa cosa. Parentesi, bisognerebbe assumere 30.000, 40.000 docenti di storia della musica, veda un po' se è il momento in cui si può pensare una cosa così. Ma tra l'altro gli stessi docenti sono pronti a farla. Io spesso ho proposto, mi piacerebbe non che si faccia storia della musica, ma che quando un docente di lettere parla di Poliziano metta su, come si dice, un CD di musica del 400 fiorentino, per far sentire, senza parlarne, per far sentire il suono. Quando si parla di Dante Alighieri, fai sentire Landino, per far sentire come suonava. Ma il docente di lettere in generale quella musica non la conosce, perché a sua volta non ha avuto nulla di interesse a fare quello. E sì, ipotenza, sì, personalmente ho detto ipotenza, commissioni, spinte, cose mandate da destra al ministero, al ministro Franceschini, ma non cambia, è profondamente limitata. Dovrei dire che c'è una forte spinta industriale affinché non succeda, però, se posso dirlo, perché forse se ci fosse un po' più di cultura musicale certe cose ci vendono meno. Questa è una mia... L'altra cosa, sì, naturalmente io adesso bisogna aprire il capitolo musica elettronica, uso le mezze elettroniche, eccetera, è un capitolo spaventoso, ma dico solo questo, effettivamente se fa un concerto di musica contemporanea, e se fa un concerto di musica contemporanea si comprende il mezzo elettronico, aumenta il pubblico, per meglio dire aumenta il pubblico giovane, perché in fondo quel suono lì fa parte del suo immaginario sonoro. Sì, questo è vero, questo è vero. Continuo a pensare, questa è un'opinione, che i risultati musicali del mezzo elettronico siano a tutt'oggi infinitamente più poveri
della musica strumentale. Ciò non toglie che è un suono che veicola, che comunica a una generazione, effettivamente. Credo che dobbiamo andare. Sì, dobbiamo assolutamente andare. Molto interessante. Volevo ringraziare veramente di cuore il maestro Soppiatti per essere riuscito a comunicarci quello che voleva dirci. Condizioni impossibili. La sua grande capacità di maestro e compositore di musica contemporanea l'ha dimostrata restando impassibile all'interno di tutti i suoni che si sono verificati oggi, sia per colpa degli strumenti che abbiamo utilizzato, sia per colpa della nostra maestosa di organizzazione della musica che sta mandando in questo. Noi siamo italiani, ce la caviamo. Grazie maestro. Grazie.